L'endometriosi è una malattia invisibile perché non si vede e quindi per la maggior parte delle persone se una cosa non si vede non c'è. Una delle frasi che mi ha colpito di più in assoluto: tu prendi questa malattia un po' troppo sul serio, e mi ha uccisa. Sono Vania e sono una donna affetta da endometriosi. L'endometriosi è una malattia cronica e complessa in cui l'endometrio, che è il rivestimento delle pareti dell'utero, fuoriesce dalla sua sede naturale, che è l'utero, verso altri organi come l'intestino, le tube, le ovaie, la vescica, la vagina o gli ureteri. Una delle problematiche più importanti che dà l'endometriosi è sicuramente l'infertilità, che coinvolge almeno il 40-50% delle donne affette dalla malattia. A livello pratico si manifesta con dolori durante le mestruazioni, dà anche molte problematiche nella vita di coppia, perché rende i rapporti sessuali non impossibili, ma molto dolorosi. Le donne affette da endometriosi si dice che siano 1 su 10, in Italia circa 3 milioni e nel mondo 170 milioni. Le cause dell'endometriosi non sono chiare. Ci sono varie teorie, si dice che sia un difetto genetico, che sia una malattia ereditaria, che sia una malattia dovuta all'inquinamento o all'alimentazione, ma in realtà non ci sono certezze. L'endometriosi può sopraggiungere dopo il primo menarca perché appunto è una malattia che riguarda la fertilità della donna. È divisa in 4 stadi, si va dal primo stadio, che è il più lieve, al quarto, che è quello gravissimo ed è altamente invalidante. Nel 25% dei casi l'endometriosi è asintomatica, quindi non ci sono sintomi rilevanti e la donna lo scopre per caso. Per diagnosticare l'endometriosi è necessario un ginecologo che conosca questa malattia, che faccia una buona ecografia e magari successivamente una risonanza magnetica. È importantissima la diagnosi precoce per limitare i danni che la malattia può fare al di fuori dell'utero. Non esistono cure definitive per l'endometriosi. L'intervento chirurgico è necessario quando l'endometriosi non si riesce più a tenere a bada. Si teorizza che un sano stile di vita e soprattutto una sana alimentazione possa rallentare o attenuare i sintomi della malattia, ma questo perché sicuramente ci sono dei cibi che infiammano e quindi eliminando questi cibi effettivamente si può avere un sollievo. L'endometriosi è una malattia ancora molto sconosciuta per la maggior parte delle persone, forse anche una malattia tra virgolette tabù, perché riguarda l'apparato riproduttivo femminile e quindi a volte sono proprio anche le stesse donne affette da endometriosi che si vergognano di parlarne, perché appunto riguarda una sfera troppo privata. Invece secondo me è necessario parlarne e diffondere il messaggio di prevenzione.